Generator, ragazzi, davvero, anche questo è uno di quei mazzi che rimane un po' nell'angolino, forse non è stato troppo valorizzato, non è stato ancora troppo portato sul piatto, però veramente, ragazzi, può fare delle cose bellissime. Uno dei nostri studenti più promettenti ne sta veramente forgiando diverse versioni. E allora anche noi, insomma, dal momento che non sempre, insomma, l'allievo deve battere il maestro, allora ci siamo detti, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, quale build possiamo metterne sopra e portare su YouTube. Grande. Diamo un saluto al nostro grandissimo studente Sevenef, che davvero si sta mettendo dentro e sempre ci dà delle chicche veramente molto molto buone. Noi veramente vediamo, osserviamo e provvediamo, insomma, quando è. Allora, signori, Generaider, qual è la strategia di questo mazzo? Siamo contro un Grenmaiu, e questo da un lato ci stringe il cuore, da un altro comunque chiaramente si fa quel che si può, comunque, anche se siamo contro il nostro mazzo da torneo, il nostro mazzo che utilizziamo, ragazzi, dobbiamo fare ciò che si deve. Allora, questo è un mazzo. Ecco, forse l'unico problema, ciò che rende ancora il mazzo forse un po', diciamo, sulle sue, è il fatto di essere strettamente terreno centrico. La carta molto forte che fa cose, che fa tante cose all'interno di questo deck, è proprio questa, Generaider Stage, che ti permette di riempire il terreno di token e poi tu con questi token vai a fare delle cose, insomma, operazioni, attività, investimenti per la partita e, insomma, vai un po' a stringere il collo all'avversario con tutti i vari mostri che vai a fare. Poi per il resto, insomma, ci sono carte molto belle come queste, Burlegacy, Spaventosità, dal momento che utilizziamo tanti mostri di livello 9, quindi anche Trueking of All Calamities, insomma, a lui piace questo elemento. Insomma, carte come Generaider Territory. Siamo rimasti un po' con tante carte di archetipo, ma vi ricordo, signori, potete unirlo con tutti i mazzi che volete. C'è un mazzo che si presta molto ad essere miscelato da altre parti. L'avversario utilizza giustamente Orochi, mette Orochi sul terreno e passa direttamente alla sua Draw Phase. Allora, vedete? Subito Generaider Stage. Andiamo a leggere l'effetto di questa carta perché è molto molto importante, signori. È il cuore del mazzo. Arena Generaider fa veramente robe bellissime. Una volta per turno, se una carta o più carte sono aggiunte dal main deck alla mano dell'avversario, eccetto durante il damage step, puoi specialare un Generaider direttamente dal deck in posizione di difesa. Già, questa è una cosa grandissima. Ci ha permesso di specialare questo mostro, che è uno dei mostri, insomma, diciamo, principali. E poi, che cosa succede? Se evochi specialmente un mostro Generaider durante il turno dell'avversario, eccetto durante il damage step, puoi specialare tanti più token Generaider, che sono fade, luce di livello 4, bla bla bla, in posizione di attacco, ma distruggili durante l'end phase. Capite benissimo che qualcosa del genere è bellissimo, cioè, sotto un certo punto di vista è assurdo se ci andiamo a pensare, perché non solo abbiamo specialato questo bel mostriciattolino, cioè 2005 e 2005, e tutti i mostri Generaider che controlliamo guadagnano 1000 durante il turno dell'avversario, durante la main phase ci fa anche tributare un mostro Generaider, ci fa specialare un mostro di livello 9 Generaider con un nome diverso direttamente dal deck. Non solo ci fa evocare mostri di questo calibro, ma ci fa riempire il terreno. Eccoli qui, signori, guardate come arrivano, bello, la tempesta di segnalini Generaider sono sul nostro terreno e sono cose, insomma, belle belle interessanti. L'avversario ha utilizzato Orochi per cercare di spaccare il nostro mostro, ma noi utilizziamo l'effetto, ragazzi. Ed entra, ragazzi. Ecco, poi la cosa bella dei Generaider è che, comunque, essendo anche mostri comunque di livello 9, quindi comunque una sorta un portato di potenza deve esserci comunque. Ecco che tu evochi con molta facilità mostri con 3000, mostri con eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutti mostri, tra l'altro, ecco, piccola chicca, di tipo diverso. Quindi i vari Derken Only One, eccetera, 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 che sono tra i più utilizzati, o per meglio dire abusati, non hanno, diciamo, troppa ragione d'essere. Per esempio, Oar, che cosa fa? Puoi generare solo uno, puoi utilizzarne solo uno, puoi controllarne solo uno. Una volta per turno, se l'avversario aggiunge una o più carte dalla mano dal deck alla mano, eccetto durante la Draw Phase, effetto rapido, puoi mandare un mostro, puoi far mandare all'avversario un mostro dalla mano oppure terreno al cimitero a sua scelta, e poi quando una carta viene attivata con effetto rapido puoi tributare due o più mostri Generaider incantatori, nega l'attivazione se lo fai distruggere quella carta. Di che tipo sono i nostri mostri ciattolini? Ecco, ora cominciamo a capire. I nostri token servono per, diciamo, incastrarsi, fare degli intarsi con gli effetti dei nostri mostri, servono per fare delle evocazioni, eccetera, 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 eccetera. L'avversario, ecco qui, signori, è successa una cosa veramente grandissima, ragazzi. L'avversario ci utilizza addirittura Nibiru dal momento che sono state performate più di 5 evocazioni, ragazzi. Però noi utilizziamo l'effetto del nostro amico Generaider, tributiamo due mostri e Nibiru via, ragazzi, senza ne siamo passati sopra Nibiru, senza nessun problema. Avversario pesca di Pot of Desires,
utilizziamo l'effetto di OAR, l'avversario vorrebbe attaccare, comunque attacca i nostri token, ma comunque non succede niente, comunque utilizza Golden Castle of Stromberg. Vedete, il mazzo regge, ragazzi, il mazzo regge, è carino, comunque la Generated Stage, ragazzi, ci fa fare cose veramente grandissime. Poi lui comunque è uno, poi ci sono altri boss di livello 9 con cui vai a fare cose interessanti. Non dimentichiamo che abbiamo anche i nostri back, lo abbiamo pescato Ash, eccolo qua. World Legacy, spaventosità, attiva uno di questi effetti, evoca specialmente un mostro di livello 9 dalla mano, targetta un mostro di livello 9 che controlli, speciala dal deck due mostri di livello 9 con tipi originali e attributi diversi da quel mostro a faccia in su. È assurdo, ragazzi, si devono distruggere, ok, durante l'end phase, però signori, tu evochi due mostri di livello 9, e ovviamente, signori, i mostri di Generator sono tutti livello 9, abbiamo, vedete, Nidhegg, non so neanche, cioè, penso sia slavo, comunque qualcosa sempre afferente dal longobardico, e Utgard, guardate che belli che sono, guardate, e ognuno chiaramente ha degli effetti che va sempre in sinergia con i segnalini in Generator. Per esempio, puoi tributare un mostro Generator, oppure un mostro Wyrm, nega un evocazione possibile, distruggi quel mostro, quest'altro che cosa ci fa fare? Tributa due mostri Generator e o mostri di roccia, poi targetta una carta sul terreno e la bandisci, cioè vedete, a parte gli effetti, a parte gli attacchi che sono, ripeto, comunque molto belli, molto spaventosi, puoi fare, ecco la cosa carina, ecco, ovviamente puoi andare dentro mostri ancora più forti, eccolo qui, Phantom Fortress Center Blender, molti la conoscono, si giocava tanto prima all'interno del Dino True King, mazzo tra l'altro bellissimo, perfetto, che tanti nostri studenti e tante persone, tanti duellanti si stanno prendendo, si stanno facendo rifornire da noi. Infatti ragazzi, se ancora non lo sapete, noi possiamo fornirvi tutte le carte che volete, tutti i deck che volete, basta semplicemente scriverci su Instagram, trovate tutti i contatti sotto in descrizione. Questo mostro molto molto interessante, perché staccando un materiale Xyz una volta per turno ci permette di bandire una carta che l'avversario controlla, una carta random direttamente dalla sua mano, oppure una carta direttamente dal cimitero, cioè capite bene, insomma sono cose molto molto belle. Ho parlato e subito ci contattano su Instagram, ma cos'è sta roba? È assurdo, signori. Ok, benissimo, sì, ci sentiamo dopo, perché ora stiamo facendo un video, quindi cioè, complimenti per la complimenti, oggetti di specificazione, eccetera, per la tempestività, però ecco, ci vediamo dopo. Scusate ragazzi, è il bello un po' della diretta. Dark and the Only One, ok, l'avversario vedete lo utilizza, ma non affetta praticamente nulla, non c'è il minimo problema, noi abbiamo tutto il tempo per far fuori e Orochi e cominciare a tirare i primi calci degli Zebedei al nostro avversario. Generator Stage, eccolo qui. Evochiamo direttamente, non solo evochiamo il mostro di livello 9, ripetiamo, ma evoca, signori, riempie il terreno. E questi token ci servono e per gli effetti dei mostri e anche ci servono per altre cose. Ash Blossom, ok, baratto non funziona, effetto di Danger Bigfoot, Cold by the Grave, qui siamo stati proprio cattivissimi, comunque l'avversario ci ha avuto insomma addosso praticamente un macello. L'avversario anche qui gli abbiamo fatto ha bandito tutto di Pot of Desires. All'inizio volevo fargli pescare quelle due carte, però alla fine non l'ha più fatto. Passato in End Phase, qui chiaramente era finita, insomma, sarebbe andato in deck crash addirittura. Gli abbiamo addirittura fatto completamente piazza pulita. E qui la partita, signori, è finita. Generator molto molto interessante. Generator che ci fa belle cose, belle sorprese, roba carina. Forse l'unico problema del mazzo potrebbe essere un mancato anello di congiunzione tra tutte queste grandi evocazioni che fai e la Generator Stage. Mi spiego meglio, il mazzo adesso forse soffre quando gli vai a togliere la Generator Stage e quando di converso non gli fai più evocare mostri di livello 9, o comunque non gli fai fare tante evocazioni, per esempio Summon Limit, diversi Cosmic Cyclone, Twin Twister, ecco, forse potrebbero bastare già a farlo secco. Ecco, servirebbero delle carte, a parte di protezione anche della Generator Stage, se vogliamo che questa carta sia così forte, e poi ovviamente magari qualche mostro che ti permette di evocare direttamente dal deck i vari altri mostri che ti servono, qualche altro livello 4 in più, qualche carta direttamente che ti vada a mettere tanti mostri potenti sul terreno, insomma qualcosa che non vada un po' a alleggerire il grande lavoro che deve fare Generator Stage. Questo senza nulla togliere al mazzo, senza nulla togliere alla stage di per sé, che ci fa cose veramente bellissime. Come avete visto, il mazzo riesce anche a resistere anche molto prontamente a diverse cose che fa l'avversario. Il mazzo riesce a negare senza nessun problema, il mazzo ha una sua consistenza in qualche modo. E poi, cosa ancora più interessante, il mazzo può miscelarsi tranquillamente con altri archetipi e va bene, e riesce a dare i suoi frutti anche se gioca di squadra con
altri mazzi, e questo è veramente molto molto interessante e non ci fa distogliere la lente di ingrandimento da questo mazzo. Insomma, il nostro studente ha veramente tanta tanta ragione, siamo molto molto, siamo molto curiosi di vedere ciò che combinerai nel tuo bel prossimo misto. Per il momento sapevo che stava a fare, ci aveva detto con lo Shadow, la roba con Avramax che metteva poi pure Dragoon, Negate, insomma, bella roba, ve lo consiglio, insomma, grande giocatore possiamo dire. Ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, come abbiamo già detto, se volete questo mazzo, se volete tutte le carte che volete, se volete il mazzo che volevate farvi da quando eravate piccoli, eccetera, 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 potete contattarci, noi siamo un team, possiamo fornirvi tutte le carte che volete, ma anche tutti i mazzi, contattateci sotto in descrizione al link Instagram che vi diamo, se volete anche un gruppo di allenamento, potete andare tranquillamente sul gruppo dei campioni Over, in questo modo supporterete il canale e permetterete a noi di rimanere qui su YouTube, ma investirete anche nella nostra capacità di fare video. In qualsiasi modo, signori, noi vi ringraziamo anche solo per essere giunti alla fine di questo video qui, di questa registrazione, perché ci avete dimostrato ancora una volta il vostro grande affetto. Quindi noi a nostra volta non ve lo neghiamo assolutamente, ma anzi vi diamo appuntamento al prossimo video. Quindi, signori, come sempre, ancora più forte, ancora di più, always stay over, stay over, stay sempre oltre.